Questa sera siamo qui per trattare, per meditare sulla passione di Cristo con un titolo particolare, Partecipazione straordinaria alla passione di Cristo. Perché questo titolo? Perché partecipazione straordinaria alla passione di Cristo? Perché non è una semplice meditazione che faremo a livello mentale, a livello razionale, ma è un qualche cosa di più, cioè è una partecipazione con lo spirito, col nostro spirito, alla passione del Signore. Vedete, Papa Francesco nel video messaggio per la Settimana Santa, tra tutte le cose belle che ha detto, ecco, una frase mi ha colpito in modo particolare. Ha detto così: anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Ecco, noi possiamo andare con lo spirito, con il pensiero, in luoghi lì dove è stato Gesù, dove diciamo, è stato nel suo ultimo periodo che ha vissuto la sua passione, i vari momenti, possiamo andare con il pensiero, con lo spirito e con la creatività dell'amore. Perché lo facciamo? Per amarlo il Signore, per imparare ad amare, perché nessuno può amare ciò che non conosce. Se noi conoscessimo veramente, fino a fondo, i patimenti di Cristo per nostro amore, penso che nessuno si sognerebbe di offenderlo più. Allora lo scopo di questo video è proprio quello, di suscitare in noi, di conoscere meglio e suscitare in noi questo amore verso Gesù. Quindi lo vogliamo accompagnare, Signore, il Signore, passo passo. E per farlo utilizzeremo ovviamente le frasi del Vangelo, alcune frasi del Vangelo che riguardano la passione del Signore, ma ci serviremo anche delle visioni di Caterina Emmerich. Ecco, questa straordinaria donna, quinta di 9 figli, dove divenne domestica, poi sarta, nel 1802 entrerà in un monastero. Resterà fino a un certo punto perché poi si ammalava frequentemente, eccetera, eccetera. Diverse vicissitudini della sua vita. Pensate che il regista Mel Gibson, per il suo film La Passione di Cristo, si è ispirato proprio ai diari della Emmerich. È stata una coincidenza curiosa, io la chiamerei grazia particolare. Il regista aveva acquistato una casa, mentre era intento a sistemare una libreria, è caduto davanti ai suoi piedi il libro delle visioni di Caterina Emmerich. Ne fu entusiasta. E allora nel film La Passione di Cristo fa spesso riferimento, ecco, alle sue visioni, ai diari di Caterina Emmerich. Allora cominciamo questo percorso, carissimi, e partiamo ai preparativi dell'ultima cena. Il Vangelo ci dice: Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per mangiare la Pasqua. Sì, carissimi. Che non è che arrivavano lì e celebravano la Pasqua, la celebrazione della Pasqua aveva dei riti particolari per gli ebrei, per cui ovviamente andava preparato. E allora andava preparata. E allora sentiamo che dice Caterina nella sua visione: in quella stessa giornata, poco prima dell'aurora, nostro Signore ordinò a due e più discepoli, Simon Pietro e Giovanni, di recarsi a Gerusalemme, onde provvedere al banchetto pasquale nel cenacolo.
Gesù disse loro che avrebbero incontrato sul monte Sion un uomo che portava una brocca d'acqua, nella cui casa l'anno precedente avevano già consumato l'agnello pasquale. Era una consuetudine andare, diciamo, in quella casa per Gesù. Essi avrebbero dovuto seguirlo fino a questa casa e dirgli le seguenti parole: il maestro ti manda a dire che il suo tempo si avvicina e desidera consumare il pasto di Pasqua da te. Questo è il desiderio di Gesù. Noi, allora, adesso, tenendo gli occhi chiusi, cerchiamo di andare anche noi con gli Apostoli, visualizziamo anche il luogo, andiamo anche noi spiritualmente, cerchiamo di trovare tutto il necessario per la preparazione della Pasqua, che quello che abbiamo nelle nostre case, e lo vogliamo portare a Gesù, lo vogliamo mettere nelle sue mani, perché vogliamo collaborare affinché questo suo desiderio venga, come dire, seguito alla perfezione. Non deve essere quindi solo una meditazione, deve essere una partecipazione con lo Spirito. Dobbiamo immaginare, anzi, se tenete gli occhi chiusi, tanto la lettura la faccio io, e seguite tutti i passi, è ancora meglio. Vediamo la visione che dice: i due apostoli si recarono a Gerusalemme, salirono a Sion, essi presero un sentiero alberato che fiancheggiava un profondo ruscello. Andiamo anche noi spiritualmente, immaginiamo questo ruscello, camminiamo anche noi con loro, accanto a loro, vediamo tutta la zona alberata, sentiamo il fragore, ecco, dei fiori, degli alberi che ci sono, e camminiamo con gli apostoli perché siamo desiderosi di aiutarli per preparare la Pasqua a Gesù. La visione continua. Giunti in cima al monte, presso il cortile del Cenacolo, incontrarono l'uomo descritto da Gesù. Ah, ecco, anche noi lo incontriamo, quest'uomo. Nell'apprendere il messaggio del maestro, costui disse subito che Nicodemo aveva preparato un banchetto, ma egli non sapeva per chi fosse. Adesso se ne rallegrava. Allora il banchetto era per il maestro ed era felicissimo. L'uomo si chiamava Eli, era cognato di Zaccaria di Ebron, lo stesso che aveva comunicato a Gesù la dolorosa morte di Giovanni Battista. Dopo che Pietro e Giovanni ebbero visitato il cenacolo, presero gli ultimi accordi con Eli e si accomiatarono da lui. E ancora noi, quindi tenete gli occhi chiusi, noi insieme a loro andiamo via. Siamo contenti, molto contenti, che abbiamo aiutato a preparare la Pasqua per il Maestro. Abbiamo portato quello che avevamo noi, quelle piccole cose che avevamo nelle nostre case. Non ha importanza, forse anche un fiore che abbiamo raccolto lì lungo la strada, facendo la strada con gli Apostoli. Non importa. L'importante è che anche noi offriamo qualche cosa al Signore. Sì, Signore, tu vuoi celebrare la Pasqua con noi e noi vogliamo partecipare con qualche gesto simbolico, con qualcosa però che possa descrivere, Signore, il nostro amore per te. Continua la visione. I due apostoli attraversarono un ponte e discesero per un sentiero coperto da cespugli, alla fine del quale si trovava l'abitazione del vecchio Simeone.
famoso Simeone, il sacerdote morto dopo la presentazione del Signore al Tempio. Adesso la sua casa era abitata dai suoi figli, alcuni dei quali erano segretamente discepoli di Gesù. Qui gli apostoli si intrattennero con uno di loro che lavorava nel Tempio. Anche noi, tenendo gli occhi chiusi, ci intratteniamo. Immaginate il figlio del vecchio Simeone, quello che ha fatto quella famosa profezia alla Madonna, quando ha parlato della Madonna dicendo che anche a te una spada trafiggerà l'aria. Anche noi ci intratteniamo con lui. Parliamo delle cose del Tempio, chiediamo informazioni del vecchio Simeone, che ormai non c'era più, era l'altro mondo, delle usanze del Tempio, come si pregava nel Tempio, quali erano le usanze. Restiamo in questa bellissima visione. La visione di Caterina Emmerich continua. Intanto a Betania Gesù diede l'addio alla madre. Egli parlò con la Santa Vergine, informandola che aveva inviato Simon Pietro e Giovanni a preparare la Pasqua. Quando Gesù annunziò alla Madre Santissima il compimento della sua visione terrena e i prossimi avvenimenti, ella lo pregò teneramente di farla morire con lui. L'amore della Madonna. Immaginate quanto amore per questo figlio unico. Fammi morire con te, dirà la Madonna. Ma dopo averla ascoltata attentamente, il Redentore la esortò a restare calma nel suo dolore e le preannunziò che sarebbe risorto. E poi apparso a lei e agli Apostoli. E per consolarla, le precisò perfino il luogo dove le sarebbe apparso. La Santa Vergine non pianse più, ma era molto triste e si raccolse nella sua desolazione. Gesù la strinse al cuore con tenerezza e le promise di celebrare spiritualmente con lei la Pasqua. Tenendo gli occhi chiusi, restiamo lì per consolare la Madonna. Abbracciamola anche noi, fortemente il cuore. Consoliamo la Madonna. L'abbracciamo. Non diciamo molte parole perché rispettiamo il suo dolore, ma stiamo accanto a lei. Contempliamo il suo volto mesto. Pensate che qualche scrittore del tempo ha descritto la Madonna di una bellezza rara. Non ce n'era nessuno uguale a lei. Lei era la più bella del villaggio dove abitava. Ma quel volto bellissimo adesso è mesto, perché sa che a Gesù non lo vedrà più così nel suo vigore, nella sua giovinezza. Sa che deve passare attraverso la passione e quell'abbraccio, quell'ultimo abbraccio che la Madonna e che Gesù dà a lei, che la stringe al cuore. Ecco, facciamola anche noi, stringiamola al cuore la Madonna, promettendole di stare sempre, sempre con lei, vicino a lei. Continua la visione. Il Signore si congedò amorosamente da tutti, dando gli ultimi insegnamenti. Verso mezzogiorno, Gesù si recò a Gerusalemme con 9 apostoli e 7 discepoli. All'infuori di Natanaele e Sila erano tutti di Gerusalemme e dintorni.
andiamo anche noi. Andiamo anche noi con Gesù, con gli Apostoli, facciamo questo percorso, camminiamo, anche se un po' mesti anche noi, ecco, per quello che abbiamo visto, l'abbraccio di Gesù con la Madonna. Andiamo anche noi, facciamo questo percorso. La visione. Durante il cammino, con un'espressione pietosa sul viso, il Redentore parlò agli Apostoli e disse che finora aveva dato loro il pane e il vino, ma da quel giorno in poi avrebbe dato anche la sua carne e il suo sangue e tutto quello che aveva. Giunti presso un bivio, i discepoli si separarono dagli Apostoli, giungendo prima al cenacolo, dove nell'atrio lasciarono dei fardelli con le vesti cerimoniali di Pasqua. Poi si recarono a casa di Maria, madre di Marco. Pietro e Giovanni invece si incontrarono con Gesù e gli Apostoli nella valle di Giosafat. Le pie donne furono le prime a raggiungere il cenacolo. L'ultima cena. Il Vangelo dice, al 26, versetto 20, venuta la sera, si mise a tavola insieme ai 12 apostoli. Le visioni di Caterina, nel cenacolo, dopo aver indossato gli abiti rituali, Gesù e i suoi commensali si prepararono a consumare l'agnello pasquale. Noi immaginiamo, visualizziamo, magari tenendo gli occhi chiusi, Gesù ha invitato anche noi a partecipare. Certo, è un luogo a parte, perché lì sono i 12 apostoli dove lui istituisce l'Eucarestia, ma ai lati potevamo partecipare anche noi. E noi all'invito di Gesù sentiamolo nel cuore, questo invito. Immaginiamolo, visualizziamolo, Gesù con il suo sguardo dolcissimo che ci invita a tavola con Lui. Noi emozionati, a tavola con Gesù, con gli Apostoli. La visione continua. Disse inoltre che l'agnello era stato immolato come fu un tempo in Egitto, paese dal quale egli stava per condurli fuori. Sappiamo la storia, no? Il sangue dell'agnello fu raccolto in una bacinella in cui Gesù immerse un ramoscello e tinse la serratura e i due stipiti della porta del cenacolo. Infine fissò al di sopra di essa il ramoscello bagnato di sangue. A questo punto gli apostoli e i discepoli intonarono un salmo. Questo salmo lo diciamo anche noi. Beati coloro la cui vita è pura, che camminano nella legge di Dio. Beati quelli che osservano i suoi precetti e lo cercano con tutto il cuore, che non commettono iniquità, ma camminano nelle sue vie. La visione continua. Il Signore disse che l'angelo sterminatore non sarebbe entrato là e che lui stesso era il vero agnello pasquale, che sostituisce l'agnello con se stesso, no? La nuova alleanza, la Pasqua del Signore. Aggiunse che stava per compiersi un nuovo sacrificio e che iniziava una nuova epoca, la quale sarebbe durata sino alla fine del mondo. Gesù prese posto con i 12,
con i 12 apostoli nella sala centrale del cenacolo. Tenendo gli occhi chiusi, anche noi prendiamo posto in una delle sale laterali, però sempre vicino a loro e insieme a Gesù. E la visione continua. Nelle due sale laterali, divise da portici, si disposero rispettivamente i due gruppi di discepoli, uno con Natanaele a capotavola e l'altro con Eliachimmo, figlio di Cleofa e di Maria, Eli. Quest'ultimo era stato discepolo di Giovanni Battista. Dopo la preghiera, il maestro della mensa pose dinanzi al Redentore il coltello d'osso per tagliare l'agnello pasquale. Ogni commensale ne ebbe una parte su un pezzo di focaccia. Staccarono la carne servendosi di un coltello d'osso. Più tardi le ossa dell'agnello furono bruciate. E noi siamo lì. E Gesù ci porta il pane, vedete, noi siamo insieme, mangiamo con loro. La tavola, continua la visione, la tavola principale era a semicerchio. Alla destra di Gesù erano seduti Giovanni, Giacomo il minore e Giacomo il maggiore. All'estremità del tavolo c'era Bartolomeo e dall'altra parte Tommaso e Giuda Iscariota. Alla sinistra del Signore si trovavano Pietro, Andrea e Taddeo e dall'altro lato Simeone, Matteo e Filippo. Giuda ovviamente era appena arrivato, non aveva assistito alla cerimonia, diciamo, iniziale, perché si era attardato a complottare con i farisei per tradire il Signore. E ora viene una parte molto bella che bisogna visualizzare. Il Salvatore spezzò un pane azimo, lo distribuì tenendone per sé una parte. Riceviamo questo pane azimo dalle mani di Gesù. Tenete gli occhi chiusi, mi raccomando, visualizzate in modo forte questa scena. Ecco, riceviamo il pane dalle mani di Gesù, sentiamo il fragore di questo pane azimo, che tra l'altro è buonissimo, gustiamone il sapore con tutto il significato che esso contiene nelle mani di Gesù. Immaginate, è come se ricevessimo la comunione dalle mani di Gesù. Man mano che ingeriamo il pane, sentiamo un fuoco che scende dentro di noi. E lo Spirito Santo. Percepiamo tutto l'amore che Gesù ha per noi e per tutti. E l'istituzione dell'Eucaristia, istituzione dell'amore. Sentiamo questo fuoco che brucia dentro, ed è il fuoco dell'amore di Dio, il fuoco dello Spirito Santo. Quindi benedisse, la visione continua, quindi benedisse per la seconda volta il vino e disse: prendete e bevetene il frutto della vite, poiché io non verrò più finché non sarà venuto il regno di Dio. E viene offerta anche noi la coppa del vino. E mentre beviamo, sentiamo ancora il fuoco che scende dentro di noi e ci purifica. Sentiamo quest'amore,
questa forza dentro di noi, questa comunione fisica con Gesù. In pratica, questo è quello che succede a livello spirituale ogni volta che facciamo la comunione, o che dovrebbe succedere. Cioè, questo certamente, questo fuoco di Dio, questa forza che ci viene trasmessa. Ecco, per questa prima parte ci fermiamo qui, poi faremo la seconda parte, vedremo la lavanda dei piedi, eccetera, eccetera. Meditatela questa, è bene farla con gli occhi chiusi, sia la descrizione e tutto, perché la partecipazione alla passione di Cristo si fa così, capite? Partecipando con tutto se stessi. Possa il Signore benedirvi e che il sangue preziosissimo di Gesù possa scendere su di voi, sulle vostre case, per liberarvi da ogni male, nel corpo e nello spirito, e vi possa consolare e consolare i vostri cuori.